La Roma ha attaccato in prevalenza, mentre il Torino si è affidato a veloci azioni di contropiede. Ad andare in vantaggio era la Roma al 29esimo, con un tiro di Maldera su punizione toccata da Conti. Il Torino reagiva subito e solo tre minuti dopo pareggiava con Dossena, che aveva ricevuto la palla da Schachner contrastato in area. Al 20esimo un errore di Oddi dava la palla a Dossena, che passava a Pileggi, e da questi a Schachner, che allungava a Hernandez. Il tiro dell'argentino scavalcava Tancredi, ma Nela intercettava la palla con la mano ed era rigore. Ma Hernandez sbagliava. Subito dopo Nela veniva espulso per un fallo di reazione su Pileggi e Lidlum sostituiva Nappi, infortunato, con Righetti. E al 39esimo la Roma, anche se in 10 uomini, andava sul 2-1. Lancio di Falcao per Graziani, sul quale usciva la carlona Terrani. Palla a Pruzzo, che segnava a porta vuota.